ho cercato di condividere con le ragazze in questo raduno il fatto dell'importanza della pazienza e soprattutto della feroce agonistica nell'andare a fare gol quando si creava la possibilità, e credo che insomma, loro abbiano col loro approccio dimostrato di aver condiviso questa modalità, perché insomma è vero, la squadra era molto debole, però insomma 12 gol sono sempre tanti, li fai se hai veramente questo atteggiamento. Ho fame, io ho ancora fame nonostante ho 35 anni, mi ero posto l'obiettivo di cercare di qualificarci per gli europei. Adesso il prossimo obiettivo è quello di farne parte. A questo europeo forse ce la siamo costruite nella partita di ritorno in Danimarca, contro la Danimarca, quando abbiamo ottenuto quel pareggio, che è stato un pareggio molto prezioso e ci ha permesso di affrontare questa partita forse nelle migliori condizioni, nel senso contro un Israele che non aveva niente da perdere, non aveva più obiettivi perché ormai era tagliata fuori, quindi insomma diciamo che stasera abbiamo trovato una situazione agevolata dal fatto che loro si sono presentate con un under 19. Noi durante il raduno lavoriamo su diverse cose, diversi concetti e quindi ognuna di noi è pronta ed è capace ad adattarsi a qualsiasi situazione, quindi non avevo nessun timore onestamente di avere loro due, e basta. Quando c'è unione di intenti, c'è feeling tra di noi, penso che insomma il mister ci possa mettere in campo con qualsiasi modulo, che noi riusciamo comunque ad adattarci. Sapevo che mancava qualche giocatrice, e magari qualche giocatrice che gioca all'estero, e di questo sì. Poi insomma sulle scelte, che lui ha fatto una scelta di far fare esperienza alle giovani, e questo l'abbiamo scoperto al momento. A parte che questo stadio mi porta particolarmente fortuna, visto che avevo segnato anche nell'ultima, quando ci siamo qualificati al mondiale, quindi è di buon auspicio. No, sono contenta per me, ma sono contenta per la squadra, perché poi ci sono stati tanti gol, soprattutto tante che sono andate al gol, e c'è stata proprio un'unione di intenti in campo, non volevamo mollare per niente. Questo stadio a noi ci porta fortuna, ci ha permesso di andare al mondiale, adesso all'europeo. Siamo contente perché volevamo fortemente questa qualificazione diretta, e oggi abbiamo dimostrato che comunque l'Italia c'è e sicuramente vorrà far bene agli europei. Questo gruppo ha veramente qualcosa di speciale, penso che l'abbia dimostrato sin dalle prime partite, da quando è arrivata Milena fino ad oggi, e non è un caso che abbiamo raggiunto tanti obiettivi, non è un caso che i miei compagni hanno fatto un mondiale così, e quindi sicuramente alla base vuol dire che c'è qualcosa di solido. E dimostriamo ogni volta, ogni raduno, ogni partita che siamo un gruppo unito che sta bene insieme. E credo che insieme si possano raggiungere grandi obiettivi, come è stato il mondiale, adesso è gli europei. Andremo sicuramente in Inghilterra per dimostrare ancora una volta che l'Italia c'è, che l'Italia è migliorata e che l'Italia vuole sicuramente sorprendere.